Siamo con Cristina Bubici per la presentazione del progetto Genitori da Sbullo. Sì. In che cosa consiste? Sono coinvolti 40 ragazzi? Sì, i destinatari sono 40 ragazzi dagli 8 ai 13 anni, ma la vera innovatività di questo progetto Genitori da Sbullo è proprio il coinvolgimento attivo di genitori e docenti. L'idea principale è che non si possa aiutare e lavorare con i bambini e con i ragazzi se non si parte dalle loro agenzie educative primarie, quindi la famiglia e la scuola e quindi nello specifico i genitori e i docenti. Nasce per prevenire e combattere le diverse forme di bullismo a cui purtroppo stiamo assistendo in questi giorni, in questi ultimi anni. Per cui il progetto nasce proprio dall'idea di aiutare i nostri ragazzi a conoscere e riconoscere le proprie emozioni, quelle positive e quelle negative, per poterle imparare a gestire, che è la cosa più importante. E ancora la cosa importante, ci rendiamo conto che oggi si manca un po' di empatia, cioè la capacità di rendersi conto, di entrare in contatto con il vissuto dell'altro, di percepire quello che l'altro sente, ma anche di rendersi conto di quello che la propria azione può scaturire nell'altro. Perché molto spesso i ragazzi dicono, hanno fatto magari una cosa assurda e ti dicono, ma io cosa ho fatto? Come cosa hai fatto? Quindi manca proprio la percezione dell'emozione e di quello che anche si possa scaturire nell'altro. Quindi questo progetto intende proprio aiutare i ragazzi con le loro famiglie a raggiungere questo obiettivo. E si concentra su quella fascia d'età che ha maggior bisogno di attenzione, quindi dagli 8 ai 13 anni. Sì, si concentra proprio in una fascia di età molto particolare, forse quella più delicata, appunto dagli 8 ai 13 anni, e quindi collaboreremo con l'Istituto San Giuseppe e con l'Istituto Dante Alighieri per le ultime due classi della scuola primaria e le prime tre classi della scuola media inferiore.